Amici di Canigatti e compagnia, benvenuti al nostro appuntamento settimanale dedicato agli animali. Oggi parliamo di bulldog, ma non abbiamo in studio allevatori, ma sarà una puntata molto più leggera e più divertente. Eh, parleremo di loro da parte appunto dei loro proprietari super appassionati di, di questa razza. E ve li presento subito, abbiamo in studio Matteo Gavioli, benvenuto. Ciao a tutti. E Valentina Sangaletti, benvenuta. Ciao, a tutti. grazie per essere qui. Allora, voi avete fondato su, su Facebook questo gr gruppo che è davvero super seguito, ovviamente dedicato ai bulldog, questo gruppo che si chiama Club Bulldog Inglesi Lombardi. E proprio in questi giorni, Matteo, questo gruppo ha avuto anche un'evoluzione, se non sbaglio. Assolutamente, perché il gruppo è nato come un raduno di appassionati della brianza, quindi inizialmente eravamo un gruppo di bulldog brianzoli. Poi nel corso dei raduni abbiamo visto che il successo diciamo, è passato da livello locale a livello regionale, quindi abbiamo pensato insieme agli altri ragazzi dello staff di dare un carattere di regionalità al gruppo e adesso siamo diventati lombardi proprio perché vengono persone come Valentina da Bergamo, anche persone dalla Svizzera, addirittura dal Veneto, vengono da, da diciamo, tutto il nord Italia e anche dall'estero per partecipare ai nostri raduni che appunto sono sempre più seguiti. Infatti in soli due anni abbiamo raggiunto quasi le 400 adesioni, ma sono adesioni attive, nel senso che non solo eh, si iscrivono al gruppo difeso, ma proprio partecipano attivamente ai raduni. Ecco, durante questi raduni cosa accade? Cosa, cosa succede? A parte bava dappertutto, come spesso <ride> accade con i bulldog, eh, durante i raduni appunto, noi cerchiamo di eh, confrontarci per parlare un attimo dei problemi più comuni che hanno i nostri cani e comunque eh, farli giocare, ma l'obiettivo più importante sicuramente è che ci siamo prefissi all'inizio è portare fuori le persone da casa, quindi dare un momento di, di svago, di gioia all'aria aperta e appunto con i nostri bulli, che sono come potete vedere, delle sagome, mettono sempre il buon umore. Ecco, ma durante questi incontri loro giocano insieme, come, come reagiscono? Anche perché sono cani che spesso non vengono eh, capiti dai loro simili, forse per il loro modo di guardare, perché loro quando devono. stanno cercando di capire qualcosa ti fissano. Hanno questo ovviamente questo. Io lo chiamo volto perché mi fanno morire. In certo. realtà, ovviamente, è il muso di, dei bulldog che è, che è fortissimo e a volte dagli altri cani, come mi dicevi anche tu prima di, di partire con la trasmissione, non vengono compresi. Quindi, sicuramente ritrovarsi fra di loro deve essere super divertente. Vederli all'opera è super divertente. È proprio il risultato è ottimo perché anche le persone che non hanno bulldog e passano. Dal raduno si fermano al, alla rete a decine per vedere questi esemplari che sono veramente comici anche nel loro modo di fare, di correre, di cadere, sono proprio eh, dei comici, diciamo dei, comi, dei cani comici, così definirei. Ecco, loro hanno anche questo modo di giocare che è molto fisico, vero Valentina? Ne, sì, ne sì. parlavamo prima. E appunto anche in questo caso non vengono tanto apprezzati dagli altri cani, a meno che gli altri cani abbiano una stazza imponente, se ovviamente gli va vicino un cagnolino di pochi chili, senza farlo apposta questo cagnolino viene scaraventato altrove, può capitare? Assolutamente, può capitare. Loro sono eh, diciamo dei giocarelloni, ma a volte non si controllano e quindi giocano talmente con la foga che eh, scontrandosi con cani anche di, di peso molto inferiore rischiano di, insomma, di buttarli per terra, ma eh, solo per gioco. Infatti in tutti i nostri raduni, eh, fino adesso ne abbiamo fatti nove, non c'è stato neanche un, un attacco aggressivo nei confronti di altri esemplari. Tra di loro sono quieti e si limitano solo a, a caricarsi con la spalla per giocare. Certo, ma durante questi raduni cosa accade? Nel senso fate delle camminate, vi, vi ritrovate in parchi? Come, come funziona? Allora, tutto è nato appunto a Sereno al Parco della Porada, che è in provincia di Monsebrianza. Inizialmente era solo un ritrovo per passare un paio d'ore insieme al parco. Poi, invece, per cercando di sviluppare anche a livello didattico la questione, abbiamo anche invitato delle addestratrici, abbiamo invitato anche delle, degli allevatori per parlare del tema. Abbiamo invitato anche degli autori di libri dedicati ai bulldog per parlare appunto delle loro problematiche più comuni, quindi diciamo cerchiamo di unire oltre al divertimento anche una, diciamo, un lato didattico e un lato di, anche di informazione per i padroni di tutta la Lombardia insomma. Ecco sicuramente ci saranno anche persone interessate a questa razza, a conoscerli, ehm, vorrei sapere un po' da voi, sicuramente come abbiamo già detto non siete allevatori quindi parlate proprio a livello molto molto semplice per far capire, come... Descrivereste un bulldog? Com'è il loro carattere? Com'è averne uno in casa? Partendo dal carattere intanto. Dal carattere. Partendo dal carattere possiamo dire che i bulldog sicuramente sono dei cani che amano al 100% il padrone, nel senso che penso di, può confermare anche Valentina. Non possiamo spostarci in bagno, non possiamo spostarci in sala sì. sul divano, che loro vogliono stare sempre a contatto con noi. Eh, addirittura Ugo per esempio dorme nel letto con me sempre parallelo e stare sempre attaccato, appena mi alzo per andare in bagno lui mi segue al 100%, quindi sono cani comunque molto attaccati al padrone, oltretutto sono cani di carattere molto pacato, infatti come dicevo prima anche con altri esemplari, anche con i gatti, non è, spesso non li calcolano nemmeno, quindi difficilmente vengono al contatto fisico aggressivo, al massimo lo prendono come un divertimento, un gioco. Eh, sicuramente possiamo dire appunto oltre alla loro pacatezza e eh, alla loro eh, diciamo, voglia di rilassarsi come si può vedere anche qui in studio eh, sono cani che comunque a differenza di quanto si possa pensare sono anche cani molto intelligenti anche perché appunto rispettano almeno per quanto mi riguarda rispettano i luoghi della casa non, fanno, non hanno mai fatto grossi danni comunque qualcuno c'è ma può capitare insomma ecco io direi anche fin troppo intelligenti perché <ride> loro sanno Capiscono benissimo tutto quello che, che gli viene detto, tutto quello che gli chiediamo. In realtà decidono loro quando sì. metterlo poi in pratica. Assolutamente, infatti possiamo dire che un lato un po' negativo del loro carattere è un po' la testardaggine, quando si mettono in testa di fare qualcosa lo devono fare a tutti i costi. Per esempio, quando vogliono giocare non c'è scampo, ti mettono la pallina prima per terra, poi sulle mani, poi se non basta in faccia e devi per forza <ride> farli giocare. Ecco io posso parlare anche per conto della mia. È come avere un piccolo maialino per casa. Adesso non so i vostri. Appena incontra una pozzanghera del fango tutto ciò che la può sporcare è una cosa super divertente e poi per concludere va a rotolarsi nella sabbia così mi arriva in casa bella impanata. Capita anche i mostri... Mm, no, lì è abbastanza schizzinoso. Ecco, acqua, vedi, neve, dipende. Ecco, piuttosto scavalca, giro intorno. Ehm. È un lord. Sì, è Bene, abbastanza... Quindi è solo la mia. Non c'è caramella. No, invece sì. Ugo apprezza molto il fango, odia invece la pioggia. Anche lui. Quando piove vorrebbe stare a casa, eh, non si sogna neanche di uscire, però ovviamente per questioni lavorative la mattina devo portarlo fuori e eh, lo costringo. Assolutamente. Ecco, tra l'altro ci stavamo confrontando anche io e lei prima di iniziare la trasmissione, eh, cosa che hai riscontrato anche tu, che durante i radoni eh, incontrate diversi tipi di bulldog, c'è quello più pacato, c'è quello più giocherellone, più matterello, sicuramente purtroppo come sappiamo tutti non sono cani neanche molto longevi, quindi superata una certa età penso si calmino quasi tutti, però all'inizio, nei primi 3-4 anni di vita, eh, vediamo le differenze un po' di carattere del cane. Assolutamente, i raduni si trovano di cani esemplari molto diversi fra di loro, ma possiamo dire che si trovano cani molto diversi tra di loro anche a livello diciamo, fisico, non solo caratteriale, perché appunto essendo eh, un cane che ha subito numerose selezioni e eh, sono in molti gli allevatori anche che lo fanno a livello amatoriale, le linee di sangue si dividono e appunto vediamo, possiamo vedere anche la differenza tra i due esemplari qui presenti. Ugo un po' più slanciato, un po' più alto, invece eh, Rufus. Rufus è un po' più tarchiatello, diciamo, è più, è più simile all'ideale che uno ha di un bulldog. Invece lui ha subito una selezione un po' diversa, è stato leggermente snellito. Ecco, ma credi che questa selezione sia stata fatta per anche migliorare comunque le condizioni del movimento? Ovviamente, nella nostra esperienza che abbiamo avuto, siamo venuti a conoscenza di elevatori che selezionano solo per selezionare degli ipertipi. Eh, che vendono, per esempio, molto spallati, con la testa molto grande invece alcuni più coscienziosi che lo fanno per migliorare la razza stando nei termini dettati dal, dallo standard internazionale insomma del kennel. Ecco sappiamo che i colori sono i più svariati, ne abbiamo qua di, di due tipi diversi. Eh, ovviamente anche qua ci saranno delle, delle precisazioni sul colore, ma oggi non vogliamo stare qua a fare questa parte certo. un po' più, diciamo, eh, teorica, ma vogliamo conoscerli nel loro lato più più simpatico. Per quanto riguarda però eh, la scelta del cucciolo penso che sia doveroso, bisogna fare sempre molta attenzione, penso che sia uno anche degli argomenti discussi sulla vostra pagina perché purtroppo eh, su internet si trovano degli esemplari veramente a, a bassissimo prezzo. In realtà questi cani se si vogliono acquistare dobbiamo anche mettere in conto che il prezzo di acquisto iniziale... Voglio anche precisare che si possono adottare e c'è proprio sì. il Rescue del Bulldog che chiunque fosse interessato ce ne sono veramente tanti in cerca di case, sono fantastici e non sempre dobbiamo portarci a casa il cucciolo. Comunque, ritornando sull'argomento del, del cucciolo, ehm, il prezzo iniziale di acquisto di questi cani... È molto importante e penso che sia anche ehm, come posso dire ci siano delle garanzie su un prezzo così importante assolutamente infatti molti sono scoraggiati nell'acquisto di un bulldog quando si presentano da un allevatore il prezzo iniziale è molto alto e cercano a volte di, ripie di ripiegare su esemplari appunto mh, se, di cui non si conosce bene la provenienza ma che hanno un prezzo molto più contenuto questo a volte può portare a dei problemi e anche delle spese maggiori, spese veterinarie successivamente, perché appunto non conoscendo la storia del genitore, non conoscendo se è affetto da displasia o altre patologie croniche, si può andare incontro col passare degli anni a delle spese ancora più eh, importanti rispetto all'acquisto di un cane di cui si conoscono i genitori, di cui si conosce la linea di sangue e di cui si conosce chi l'ha fatto nascere e che può dare consigli importanti anche a livello eh, di crescita, appunto. Eh, colgo l'occasione per ringraziare certo. anche l'Ebri, che è appunto Rescue, con cui noi collaboriamo spesso, facciamo anche dei, delle donazioni in beneficenza, che appunto per ringraziarli del lavoro fantastico che fanno con i bulli meno fortunati. Ecco, tra l'altro, immagino che, non lo so, Chiedo anche a voi se sulla pagina Facebook, la vostra appunto, è mai capitato qualcuno che si lamentasse per, per il suo cane, appunto, il suo bulldog, magari malato o magari morto prematuramente, perché capita di sentire bulldog che muoiono all'età di 2-3 anni. Abbiamo detto che non sono ca cani longevi, però due o tre anni è veramente molto, molto poco, cioè sono comunque molto giovani. Assolutamente, capita, capita anche sia per problemi congeniti del cane, di cui appunto eh, i padroni, purtroppo non essendo a conoscenza di tutte le problematiche, appunto non essendo veterinari, a volte non sanno neanche come affrontarle e a volte non, non portano neanche l'esemplare dal veterinario pensando di risolvere le cose. Casa, eh, come diceva una volta la nonna o casa, in modo casalingo, certo. quindi appunto si va incontro un po' diciamo tra virgolette per ignoranza, un po' anche per eh, una modalità errata di tenere il cane ovvero nutrendolo con alimenti che possono portargli dei problemi, eh, portandolo fuori al sole quando sono 40 gradi e andando incontro magari a un colpo di calore per esempio, il colpo di calore statisticamente, da quello che sappiamo, è una delle, mh, delle cause di morte premature più frequenti. Appunto, noi cerchiamo infatti in estate di non. di tenere il più di, in casa di, possibile. Esatto, di tenerli in casa all'ombra, di acqua fresca tutte le ore, e appunto i raduni cerchiamo di evitare di farli quando proprio fa più caldo, altrimenti eh, di stare comunque in zone ombreggiate e fresche. Ecco, e se durante l'estate decidiamo di portarci con noi uno. Dei nostri bulldog, ovviamente, quali sono i vostri consigli durante il viaggio? Durante il viaggio, sicuramente l'importante è avere una temperatura vivibile, perché, appunto, se già è caldo per noi, immaginate per loro. E più fare soste frequenti per cercare di abbeverarli perché hanno bisogno appunto di spesso di bere anche perché perdono molti liquidi eh, anche perché col caldo perdono molta bava e cercare comunque di non sottoporli a stress troppo grandi o comunque a viaggi troppo lunghi cercando il più possibile di frazionare la distanza insomma ecco adesso dato che loro sono i protagonisti di questa puntata chiedo a ognuno di voi ovviamente che siete i loro i loro amici a due zampe, di raccontarci un po' come è nata la vostra storia, come mai avete deciso di avvicinarvi a questa razza e raccontarci un po' di loro, di quanto sono simpatici e allo stesso tempo testoni, come abbiamo detto prima in casa. Per quanto mi riguarda eh, il mio amore per i bulldog era innato perché io già quando ero molto piccolo ho sempre amato questa razza però i miei genitori hanno sempre preferito altri cani quindi mi sono dovuto sempre adattare. Poi a un certo punto ho ricevuto in regalo il mio primo esemplare, Ugo. Appunto, è stato il coronamento di un sogno perché mi ha appunto soddisfatto al 100% tutte le mie aspettative che avevo su questo cane, appunto, come compagnia, come amore che dà. Eh, sono rimasto veramente soddisfatto e credo che posso dire al momento che nella mia vita avrò solo bulldog inglese. <ride> allora, lui è Ugo, vero Ugo, hai detto? Sì. Quanti anni ha? Ugo ha quasi tre anni. Eh, come ha un qualche aneddoto divertente che posso raccontare Dai, sì, volentieri. posso raccontare per esempio che lui adora tutto quello che c'è sulla tavola tranne il caffè ecco. quando arriva il caffè in tavola lui scappa non si capisce perché ma non si capisce se ha più paura della tazzina o è l'odore del caffè che lo terrorizza altrimenti posso raccontare di quando io mi preparo per uscire la sera e lo devo lasciare a casa magari devo uscire a cena Appena vede che mi sto preparando per uscire, metto la giacca, lui va tutto triste a chi, vicino a chi è in casa eh, cercando di dire hai visto che mi lascia casa? di lì qualcosa. <ride> Quindi lui è proprio tuo, tuo. Assolutamente, sì, sì. Sono molto geloso anche. Lui è arrivato da cucciolo? Sì, sì, da cucciolo aveva circa tre mesi, infatti di solito consigliano di prendere non prima dei due mesi e mezzo, tre mesi, per dare il tempo a lui di socializzare anche con gli altri cuccioli, con la mamma, che appunto già da sé fa il lavoro di educatrice. Infatti molti cani che hanno problemi comportamentali anche nel gruppo è venuto fuori che sono stati strappati dalla mamma prima del tempo. Ecco, infatti, eh, un altro argomento che si collega a quello di cui stavamo parlando prima, eh, questi cuccioli che spesso troviamo o nei negozi oppure su internet a prezzi veramente bassissimi, Spesso provengono anche dall'est Europa, ovviamente non si vuole fare di tutto un'erba un fascio perché ci sono anche degli ottimi allevamenti nell'est Europa, però ci sono anche molte persone che, che sfruttano questi cani e li strappano veramente dalla mamma, piccolissimi le mamme, le fatrici anche i padri di, di questi cani vengono tenuti in condizioni pietose, ne abbiamo viste molte fotografie e molti video di denuncia e poi viaggi che devono fare questi cani per arrivare nel nostro paese. Cani che poi dopo pochi giorni dall'acquisto, pochi mesi, spesso muoiono perché sicuramente le condizioni in cui sono stati allevati e trasportati non sono state idonee, per questi cani che sono veramente molto molto delicati e, oppure hanno delle gravi patologie come dicevamo prima. Quindi questo si ricollega all'argomento molto importante di selezionare bene. Eh, la, chi ci dà il cucciolo, ecco. Tu ad esempio ti è stato regalato, però se dovessi consigliare a chi si avvicina a questa razza cosa bisogna guardare quando si va in un allevamento? Il cosa mio... bisogna chiedere? Certo, il mio consiglio principale è quello di innanzitutto conoscere i genitori del, del cuccio che suole acquistare per verificare proprio di persona se godono di ottima salute e se hanno qualche patologia eh, diciamo visibile a occhio nudo. Ovviamente, poi ci si deve affidare tendenzialmente a chi ha già avuto esperienza, magari nell'acquisto, scegliere come compagno di viaggio per andare all'allevamento qualcuno che è già avuto un bulldog e che ne conosce magari le caratteristiche principali. Oltretutto, ci sono diversi allevamenti qualificati, riconosciuti anche dal, dal club italiano del bulldog di cui si può, ci si può fidare diciamo, ciecamente. Poi, ovviamente, le, mh, i casi la fortuna fa anche il resto, ovviamente si può prendere anche il cane più selezionato al mondo e avere delle problematiche. Eh, sta anche un po' la fortuna, ma molto anche all'occhio di, di chi sceglie. Sì, invece, adesso voglio chiedere a te di Rufus: <ride> come è entrato Rufus nella tua vita? Adesso. Ti allora... nascondo un po', forse perché c'è un po' più fresco dietro alle, <ride> sì. alle sedie. Io anch'io ho sempre desiderato il bulldog, assolutamente il bulldog, nient'altro. Non, non mi ricordo com'è nata questa cosa e non l'ho mai preso quando abitavo con i miei genitori. Mm, poi, per motivi di lavoro, comunque, bisogna anche avere del tempo per stargli addietro: non si può prendere il cane per lasciarlo tutto il giorno a casa da soli. Allora ho aspettato qualche anno e poi anche lui mi è arrivato come regalo dal mio compagno. E niente, guai, è la mia zecca, cioè, lo adoro, è appiccicato a me, è un rubaposti, appena tu ti alzi dal divano, dal letto, lui prende il tuo posto, elemosina qualsiasi cosa, che sia la briciola di pane, tutto. E niente, non è molto giocherellone, nel senso che lui dorme realmente tanto, eh, non ama le passeggiate, non ama giocare, non ama fare il bagnetto, abbastanza un brontolone anche con, i suoi, con gli altri cani è molto selettivo però va d'accordo con tutti. E... Bene, vediamo che sei innamorata. <ride> sì, 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 Io lo adoro, <ride> guai, guai chi me lo tocca. Ecco, volevo chiedervi una cosa, la gestione, sappiamo a livello dello scolo lacrimale, del sottocoda, ci sono piccoli accorgimenti che bisogna eh, seguire quando si porta a casa uno di loro e soprattutto immagino anche l'alimentazione. L'alimentazione è molto importante, diciamo che è decisiva, io l'ho testato sulla mia pelle provando diversi alimenti, diciamo crocchette, ci sono de delle sostanze che poi alla fine solo provandole si riesce a capire poi alla fine lui cosa toglera, cosa non tollera. per esempio sono partito magari con, con un agnello, vedevo che aveva dei problemi nella, nella digestione, quindi siamo passati al pesce e non ha più avuto nessun problema, quindi diciamo va anche un po' testata questa cosa. Mentre per quanto riguarda il mantenimento del cane il lavaggio si può fare benissimo anche bimestralmente, c'è chi consiglia addirittura anche ogni 4 mesi, nel periodo invernale anche si può aspettare 4 mesi. Eh, per quanto riguarda invece lo scolo lacrimale eh, si può usare benissimo dell'acido borico su del, del cotone per disinfettare diciamo le pieghe e sottopieghe del, che hanno caratteristicamente sul viso e appunto magari mettergli un po' di pasta fissana perché hanno la lacrimazione che comunque è continua e quindi li tiene un po' più asciutti assolutamente, quindi piccoli aggiornamenti eh, accorgimenti quotidiani esatto. sì, eh, davvero molto semplice eh, però abbiamo parlato di tutte le cose simpatiche, positive dei bulldog che sono veramente speciali. O si amano o si odiano. Diciamo anche perché non prendere un bulldog, nel senso, eh, spesso mh, questi cani sono stati di moda e quindi c'è stata anche l'esplosione di persone che se lo sono portati a casa e poi si rendevano conto che non era il loro cane ideale. Ehm, perché non portarsi a casa un bulldog, nel senso quali sono le parti negative di questo cane ovviamente chi li ama non le vede queste parti negative però anche per informare chi ci segue da casa sicuramente nessun cane è per tutti certo per noi penso come sarà d'accordo con me Valentina a trovare un lato oscuro tra virgolette nei che è difficile perché li amiamo penso a livello eh, quasi maniacale però sicuramente chi cerca un cane con cui fare Lunghe corse, lunghe passeggiate, magari in bici ha sbagliato obiettivo, eh, o perché appunto loro amano sì stare all'aria aperta, ma fare una, una breve passeggiata lì basta. Poi possono dormire anche per otto ore consecutivamente dopo la passeggiata, non hanno nessun problema. Mentre. Anzi, di... se possono, è <ride> anche meglio. Anzi, meglio. Poi oltretutto sono cani che non. Almeno per quanto riguarda il mio esemplare, quelli di cui ho sentito esperienza, non difendono, non, non difendono la casa. Quindi, se uno cerca un cane da difesa, questo è un cane che magari arrivano i ladri e gli fa anche le feste, non è che <ride> non si fa molti problemi, pensa che siano amici dei, dei padroni. Quindi, sicuramente, come lati negativi eh, sono questi: diciamo un po' la pigrizia, quindi, una persona molto attiva che vuole portarsi il cane dappertutto magari dovrebbe preferire un cane più adatto alle sue esigenze. Anche chi vuole un cane da, da difen per difendere la propria proprietà, magari un capannone, una, una villa, è meglio che ripieghi su altre razze, penso. Sì. Ecco, e poi immagino che non sia un cane da dimenticare in giardino, anche perché soffre molto sia tanto freddo che l'estremo sì, caldo. Sì, sono ecco. cani diciamo, da appartamento, per quello che, che mi riguarda. Sono cani che non amano cioè, dormire all'aria aperta, vorrebbero stare in casa tutto il tempo e poi naturalmente hanno i loro momenti di, di svago all'aria aperta. Eh, un punto eh, problematiche anche che poi vediamo col freddo e col caldo è meglio che loro stiano sempre in un, un locale temperato dove né picchi di troppo freddo né picchi di troppo caldo possano insomma interferire con la loro salute. E poi io voglio aggiungere, dato che anch'io ne ho una, eh, anche chi è troppo schizzinoso, amante della pulizia, ecco mh, ci vuole tanta pazienza, nel senso, ad esempio, almeno parlo per la mia, quando beve un po' di goccine per casa le, le lascia. Da piccola, fatto un periodo che stavamo diventando matti, fino all'anno, che faceva la pipì nella sua cuccia e ci dormiva proprio dentro, anzi più puzzava più, più le piaceva. Quindi sicuramente non sono cani precisini, sempre in ordine, eccetera. Ci vuole un po' di pazienza. Non è un aspetto negativo perché fa morire dal ridere. Sicuramente. E, e niente, dai. Allora io direi di fermarci per qualche istante. Ci guardiamo una delle nostre rubriche che è Tutti in Riga con il comandante Aldo Taglietti Allora, questa qui è una prova di collegamento e vi abbiamo fatto vedere i cani all'interno, la socializzazione interna, però la socializzazione si fa anche all'esterno, il controllo del cane avviene all'esterno, avviene in uno spazio libero. Adesso noi qui molliamo i cani e magari riusciamo a far vedere qualcosa di diverso. Così come siete, mollateli tutti insieme, via e spostatevi da questo lato qua. Via, mollateli, mollateli, liberi. Loro, andate avanti un pezzetto. Andate avanti un pezzetto. Ecco, vedete la gioia di questi animali, cominciano a fare un po' di bp, però sono felici, giocano, cominciano a girare. Eh? Vedete che gli animali liberi non hanno aggressività, l'aggressività ce l'hanno quando sono in mano ai padroni, perché hanno delle fobie, hanno delle paure, hanno delle problematiche e questi qui si rivolgono verso l'animale. Ci sono animali tipo questo che non gioca, pensa solo ed esclusivamente al proprio lavoro. Se vi spostate un po', così riesce a vederli perché vede solo voi. Ma quelli lì non. non vedete bene che si impicciano degli affari loro. Lasciateli liberi e camminate. Vedete bene che in questi giorni tagliano l'erba, la fanno seccare. Vedete queste freccettine qua? Sono pericolosissime queste qua, quando i cani annusano. O si attaccano al cane, dovete stare veramente attenti, andare dal veterinario perché eh, portano veramente dei grossi problemi. Sono animali che possono morire perché gli vanno al cervello, gli vanno nel naso, gli vanno da altre parti del corpo. Ecco, siamo quasi arrivati a un punto piccolissimo, ma che vuol dire avere un bel controllo del cane. Un ponticello piccolino che c'è lì. Tante persone lo passano, l'animale ha paura, non è abituato e fa cadere il padrone, addirittura su di la scala. No. Tienilo d'occhio, eh, che non annusi troppo da, da… Va bene, cominciate a richiamarli e legateli, richiamateli! Ecco, il richiamo è molto importante. I cani vengono dai padroni. Teneteli legati e mettetevi in fila qua. Io sposto questo oggetto. Capita spesso di dover andare in campagna e dover passare un ponticello, un farina così, eh? E beh, una farina così sembra facile, ma l'animale ha paura del basso. Dottoressa lo vuole provare lei? Non dovete mandare avanti il cane, il cane deve stare di dietro! Se lo fate insieme, altrimenti vi ammazzate! O tenete fermo il cane, passate prima voi e poi lo richiamate, o se siete bravi, mandate avanti il cane, lo mettete la terra e voi passate! State attenti, la dottoressa, vada, andate a ritorno. Zurich, via, si sposti. Patrizia, il cane deve essere fermato si salta da solo. Dovete mettere a terra fermo, non deve intralciarvi in nessuna maniera. Bravo, vai, vai. Oh. platz, anubi, platz, anubi, platz, 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 Vieni, stay. Torna, hey, lascialo lì, torna, torna, adesso chiamalo. Op, dai, oh, dai. Ma Dio, legalo via, Marisa. Ehi, hey, ehi! Zurich. Hey. Zurich. ehi! Ehi! La signora signora si uccida uccida si uccide uccide Romania, Romania, mia mia Giuric Guardi che se ne va avanti! Perché scappa quella lì? Perché scappa? Brava, Zurich! Vieni Venni! Ma Dio! Ma Dio! Giuric

Mentre andiamo avanti, facciamo un'ultima cosetta, solo chi ci riesce, non fatemi perdere tempo perché è abbastanza pericoloso. Ascolta, vieni tu. Eh, lo, lo devi fare da questo lato per forza. Mettetevi a lato. Il cane lo tieni nel fosso, senza guinzaglio e tu stai sopra. Sembra una. Aspettate un attimo che vi spiego. Perché lo teniamo nel fosso che è basso? Perché l'animale deve imparare a lavorare su più livelli, in questo caso lo teniamo dentro, in altre maniere lo teniamo in alto, ma sempre deve stare all'altezza del padrone e deve lavorare. Voi quando andate a cercare le persone, quando aiutate le forze di polizia, dovete avere il controllo assoluto del cane, se non avete il controllo siete in pericolo voi, mettete in pericolo gli altri e pensano che siete i pilloni. Manda il cane dentro il fosso, lo tieni nel fosso sì, sì. e vai avanti un pezzetto. No. Tienilo dentro, sembra facile, ma è una delle cose più difficili che esista! Vedi che il cane guarda il padrone e di smagalbe che scherzo. A dire la verità, bisognerebbe fare un bel tragitto, però in questo caso facciamo un percorso molto piccolo. Va benissimo, chiamalo e legalo! Patrizia! Legalo! Adesso ne vedremo delle belle, eh? Dai, dai, anubi. Sì, con cavolo dentro. Vai giù e ma si sporca. No, Anubi, anubi! Perfetto, mi ha capito. Sì, sei, sei E mi piace la bugia che il cane si sporca. Sapeva che si sporcava. Fantastico questo qui, Patrizia. Mandalo dentro. No, ma non ci va, Anubi! Ma, ma per forza devi mandarlo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Dai, Terranova! Sì, di qua. Ecco qui un altro. Vai, che? Così, qua. Dai, dentro. dentro. Andiamo! Vai. va benissimo legato quello lì quello nero va bene Reika, che fa tante sceneggiate piano, vai dentro vai andiamo di qua chiamala piano. Dai, dottoressa vada lei dentro dentro gol 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 Doveva stare all'altezza del padrone però eh, non andare dove vuole lui. No, non si è bene, non si è <ride> e qui l'ubbidienza si spreca. Ah, dai, bene, lo prendo dottoressa. Marisa, c'ho l'acquolina in bocca, mandi la belva, Marisa. Bea, Bea di qua, Bea! Bea! E allora gli esercizi sono tre in questo caso, si fa singolarmente, si fa in gruppo che è una cosa micidiale, si fa mandando il cane e tenendolo di là perché la cosa peggiore è tenere il cane dall'altra parte, è una cosa mostruosa, vediamo eh, il giro che poi vi faccio vedere. Toccherebbe a lei? Vada! Questi sono proprio esercizi di controllo dove ci vuole veramente un'abilità incredibile, eh? Perché i classici esercizi seduto a terra, di vai, quello fanno tutti gli asinelli, ma avere il controllo libero in mezzo ai campi, tipo passare sotto un tubo, là è veramente mostruoso. Però i cani da droga devono sapere entrare nei tubi, no? E per loro il problema è vedersi chiusi sopra. Lei l'ha già fatto. Provi che vogliamo fare due risate! L'ho vista frisè stamattina, così va a casa con i capelli lisci, dai! non ci va. bene, Va bene, va bene, va bene! No, no, signora, va bene, va bene, non si preoccupi. Ve li facciamo vedere solo uno. Ascolta! Vieni tu col tuo, manda il cane di là e tienilo di là. Dopo nessuno di voi è capace di fare questo, no? Tu sei capace, eh? Allora, manda il, questo qua. Questi sono esercizi obbligatori per i cani tecniche militari e militari. Mandalo di là. Eh. Cioè, ciao. Ciao. Lascialo lì e fallo camminare sul bordo. Dai. 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 Vedete che il cane uggola e sta dicendo ma che me frega a me? Fallo fermare. Mettilo a terra. Vai via. Vai via di là, vai via di là, vai via di là. È importante che il cane debba stare fermo almeno 50-70 metri né, dal padrone eh? e deve stare lì ad aspettare. Adesso, per motivi di ripresa, comunque l'idea l'avete avuta. Torna indietro, vedete che il suo cane sta là e aspetta, e aspetta che torni il padrone. Eh? Chiamalo. Prova il Terranova, dai, e poi facciamo l'ultima prova. Lanciate tutti i cani al di là del fossato, che facciamo due risate. Mandalo, guardate questo cane qui, nonostante sia vecchio, che abbia quasi dieci anni, e guardate che è ancora veramente, ma veramente bravo. Ed è l'unico Terranova in Italia, al brevetto, no, al mondo, che ha il brevetto militare. Va bene, chiamalo! Per quelli che fanno il lavoro come noi, ovviamente qui ce n'è chi, chi, chi è brevettato, c'è chi non è brevettato, devono saper saltare almeno un fosso. Saltare un fosso è una cosa semplice ma è una cosa veramente difficile per i cani. Allora, fallo prima te, Sbiro! Manda il cane di là e lo metti a terra! Ecco, è saltato dentro il fosso, non ti là dalla sponda! Perché il volendario a casa. Mandalo dentro, vai. Non ti devi arrabbiare perché hai cambiato divisa, Oggi hai messo la nostra e il cane non mi dice più. Dai, mandalo. Chiamalo. Chiamalo. Allora la tua che aveva tanta fretta. Sembra un esercizio facile, ma è un esercizio veramente difficile. Vai, vai, Manda la tua! Vai, vai. Vedete vai, che non c'è un cane che vuole ascoltare! Fenix! Fenix! Oh! Vai di là! Fenix! Via! Do... Vai, vai, vai. È inutile che lo fate! Fermate i cani un attimo! Chiamala! Veni. Patrizia, prova te col tuo! digli che è bello, forza! Vai, dai, vai! Anupi! Perfetto! Vai. Eh, se non altro quello lì non ha voluto lanciargli oggi è andato, chiamalo! Il tiro nuovo, mandaci da là! Lancia, lancia, da va, vai oh! oh. È, è uno degli ultimi che ha fatto i prevetti, eh! È, è vecchio ma sempre bravo! Ma va bene, chiamalo! Mi bastava solo che andasse di là, dai! Dottoressa, la legge cosa dice? Sì, ciao. Vabbè, l'ultima volta. Me lo fate insieme e mandate i cani di là, così ci facciamo una serie di risate che la si è finita lì. Quando dico via, mandate i cani di là, li mettete a terra chi ci riesce. Pronti? Via! Ma sì, dai, che in gruppo capiscono qualcosa di più. Poco, ma capiscono qualcosa di più. Chiamateli! Va bene, legati i cani, vi faccio fare il ponte e poi andate a casa vostra. Facciamo l'ultima prova. Entrare sotto un ponte. Entrare sotto un ponte sembra facile. Per gioco ci vanno, ma per volontà nostra è veramente difficile. Qui ci sono animali che lo sanno fare, animali che sono brevettati animali che non sono brevettati. però tutti devono imparare ad entrare. Cominciamo lo fai tu, accompagna l'animale, digli di andare sotto il ponte e lo fai uscire di là. Vai giù fai cri. Se ci va il primo ci vanno tutti, via, legalo, dottoressa. Lei con cane da caccia lì? Guardi che devi andare di qua, non di là. No, 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 vado dentro e lo mandi dentro. Marisa La Marisa più anziana. E Terranova che Teranova li spinge fuori tutti. Reca.

è già partito, adesso trova una bella pozzanghera, vedrai che bei colori che raggiunge. Dai Patrizia, non ti arrabbiare con lui eh. Ecco il cane intelligente che dice perché devo andare sotto quando la padrona sta sopra? E il cane segue la padrona. Avanti un altro, tutti, vabbè lei l'ha fatto? non vuol scendere va bene così allora vi faccio salutare eh? così come siete stay sit mettetevi vicino venga anche lei con quella roba piccola lì così come siete sit allora a nome mio io a nome di tv color a nome dell'associazione carabinieri a nome dell'associazione polizia di stato io vi ringrazio Bentornati qui con noi, come vedete c'è stato un cambio di ospiti. Abbiamo qui con noi Nicolò Radice, anche lui, ciao e benvenuto, a appassionato e proprietario di una bulldog. Allora, insieme a te vogliamo anche capire un attimo: dato che prima abbiamo avuto due maschietti, eh, se c'è qualche differenza. So che tu hai la femmina. Sì. Com'è com la gestione di una femmina? Sicuramente molto più tranquilla rispetto ai maschi, però meno male che i comportamenti penso che siano simili. Perfetto, lei com'è arrivata nella tua vita? Avevamo in mente, non avevamo proprio idea di prendere un bulldog all'inizio, ci siamo un attimo informati, abbiamo visto, essendo in un appartamento ci sembrava un attimo una razza un po' più adatta, poi dopo due mesi che ce l'avamo in casa non vedevamo un altro cane che potevamo prendere, quindi è proprio è stata la scelta più azzeccata. Ecco, loro sono, come dicevamo prima, sono cani veramente fantastici, hanno questa soglia tra l'altro del dolore che è molto alta e sono consigliati anche come, come compagni di vita per i bambini, anche eh, vengono definiti quasi dell'etate, loro sono veramente predisposti a questo contatto, a farsi toccare, a farsi baciare. Io spesso si vedono dei video su internet dove veramente i bambini ne fanno di ogni, ovviamente nel rispetto sì, dell'animale. Sì e ora si, si lasciano fare qualsiasi cosa Sì, a livello di coccole sono una cosa incredibile proprio si fanno spupazzare completamente qua, Maya Assolutamente possiamo aggiungere che si vede proprio quando si approcciano a un bambino si vede proprio una differenza rispetto a, rispetto a quando si approcciano a un adulto sono molto meno Medicati. bozzi, come diciamo noi tra virgolette e sono molto più pacati nei movimenti e cercano di non arreccare nessun danno perché di solito sono come degli elefanti in una cristalleria <ride> Invece con i bambini li vedi proprio più pacati, più rilassati, insomma. Nicolò, voglia di raccontarci qualche an aneddoto su Maya. Sì, Cosa lei... combina nella sua Combinare quotidianità? Ha no, il terrore delle cose ingombranti. Cioè, se lei vede un, un catino, una borsa, un qualsiasi, si piazza davanti, inizia ad usarla, si allunga un po' tutta spaventata ed è incredibile da vedere. Poi loro o hanno sì. questo baio e ringhio che è, che è <ride> sì. fortissimo. Se no, anche a me, quando magari esco la sera che la porto fuori, mi si incolla proprio dietro e mi segue per tutta casa fin quando appunto non usciamo. E quando la lascio a casa mi guarda con aria contrariata. Ecco, ehm, appunto, per quanto riguarda il portarseli a dietro, penso che anche per questa razza sia molto importante la socializzazione con il mondo esterno fin da piccole, ovviamente dopo le vaccinazioni. Assolutamente, anche perché eh, non facendoli socializzare da piccoli si va incontro a una vita diciamo più difficile a livello proprio di, di approccio alle altre persone, agli altri cani, agli altri animali, perché non conoscendoli da piccoli non sanno come approcciarsi, si rischia di avere sempre un atteggiamento aggressivo eh, nei confronti degli altri esemplari o delle altre persone. Quindi è sempre meglio già da piccoli portarli in mezzo alla gente, portarli in mezzo agli altri cani, così che già da piccoli imparino a comportarsi nel modo adeguato. Ecco perché non è raro vedere sulla pagina soprattutto del Rescue eh, bulldog che magari non riescono a stare con bambini, abbiano problemi appunto a stare con gli altri animali, questo perché sicuramente non sono stati cresciuti nel modo corretto fin da cuccioli. In realtà loro sono cani che possono convivere, come dicevamo, con, con tanti altri animali senza problemi. Sempre si educati? Assolutamente, loro, per quanto riguarda la mia esperienza, posso dire che hanno una grande confidenza con tutti gli altri animali, anche con i gatti, non ho mai avuto nessun tipo di problema, e con le altre persone non, non parliamone proprio perché lui, appena vede una persona che lo fissa, va a farsi coccolare prontamente per diversi minuti. Benissimo, complimenti allora, ragazzi, per quello che fate, per questa razza, perché sicuramente. Eh, contribuite anche a sensibilizzare le persone nei confronti appunto del bulldog, a farlo conoscere e a informare, soprattutto quando ci si avvicina e si decide di portare a casa uno di loro. Vi ringrazio, vi auguro buon lavoro per i vostri futuri Grazie raduni. Penso si possa sempre essere aggiornati sulla vostra pagina, giusto? Assolutamente, aspettiamo tutti quelli che si vogliono iscrivere sulla nostra pagina. Basta cercare CBIL su Facebook e troverete il gruppo con tutte le informazioni sui raduni. Benissimo, adesso vi lascio intanto che saluto i miei ospiti, attendiamo la prossima ospite, vi lascio ad una nostra rubrica che è Zampe pulite con Edgar Maier. Benvenuti e bentornati a Zampe Pulite, la rubrica sui diritti animali dell'associazione Gaia, Animali e Ambiente. Questa settimana facciamo qualcosa di diverso, trasformiamo Zampe Pulite che normalmente racconta delle storie e poi spiega le leggi, le normative che eh, regolamentano il corretto rapporto tra uomo e altri animali, ma questa settimana ho deciso di fare una roba diversa e di trasformare Zampe Pulite in Zampe in Comune e eh, nei prossimi mesi magari lo farò ogni tanto. Cosa vuol dire zampe in, in comune? Eh, noi sappiamo che eh, i diritti animali vengono tutelati soprattutto dalle associazioni eco-animaliste, dal volontariato, appunto dalle associazioni come GAI Animali Ambiente, però ci sono anche eh, tanti comuni, tanti enti locali che, di tanto in tanto mettono in campo delle iniziative eh, carine, belle di sensibilizzazione o anche iniziative concrete per tutelare i diritti animali. E allora zampe in comune, in questo senso voglio raccontarvi alcune piccole iniziative eh, di enti locali, di eh, comuni che fanno delle cose eh, belle, carine e simpatiche per un corretto rapporto tra uomo e altri animali nei nostri comuni, nelle nostre cittadine. E allora parto con zampe in comune parlando di Peschiera Borromeo. Peschiera Borromeo è una ridente cittadina di circa 20.000 abitanti in provincia di Milano. A maggio che cosa succede a Peschiera Borromeo? Una sfilata cani simpatia. Organizzata dall'associazione Diamoci la Zampa, quindi dal volontariato, ma in collaborazione con l'ufficio diritti animali del comune di Peschiera Borromeo. Eh sì, perché ci sono dei comuni che hanno creato anche degli uffici appositi per tutelare i diritti animali. Peschiera Borromeo è uno di questi. Allora, cosa succede in questa giornata? Eh, Succede che è possibile andare a Peschiera Borromeo a far sfilare il proprio cane. Quindi una sfilata a sei zampe divertente, allegra, festosa. Si fa una sfilata lungo il ring che viene predisposto dal comune di Peschiera Borromeo e dai volontari di Diamoci la zampa. È una sfilata quindi a sei zampe, ma è una giornata in allegria. I cani possono giocare, possono fare un mini percorso di agilite, ovviamente eh, ci sono anche dei momenti eh, in cui si fa. In formazione perché non, non si ride non ci si diverte solamente però è una gara anche se non è una gara con i giudici in, in giacca e cravatta seriosi e soprattutto non conta il pedigree eh, non conta la, la bellezza non conta il portamento ma conta soltanto appunto la voglia di, di divertirsi eh, un po' gara c'è e allora ci sono i premi non c'è per esempio il best in show ma c'è il pest in show, cioè il quattro zampe più pestifero della giornata poi c'è il premio buonanotte per il quattro zampe che ha sfilato più lentamente di tutti, che proprio insomma andava via lentissimo c'è il premio schizzo invece per il quattro zampe che ha, che ha fatto la sfilata velocissima, quasi non si è fatto vedere da, dai giurati, insomma una giornata di divertimento eh, per mh, vedere dove come e quando sarà questa sfilata canina peschiera Borromeo, basta andare sul sito di diamoci la zampa www. .diamoci la zampa.it Ma passiamo da Peschiera Borromeo a Cologno Monzese, siamo sempre in provincia di Milano, qui l'amministrazione locale, il comune ha messo in campo una uh, campagna di sensibilizzazione che si chiama Chi raccoglie semina civiltà. Cos'è? Una campagna di sensibilizzazione sulle deiezioni canine, cioè il comune di Cologno Monzese dice... Eh, amici de, dei cani, raccogliete la cacca, la popù dei vostri cani, perché soltanto raccogliendola seminiamo eh, civiltà. È un gesto di civiltà quello di raccogliere le deiezioni del proprio cane, anche perché i cani sono tantissimi, ormai eh, una famiglia su quattro in Italia convive con eh, un cane, eh, sono. 6 milioni, 7 milioni di cani che vivono nelle nostre famiglie in Italia e immaginatevi 6 milioni, 7 milioni di cacche che ogni giorno vengono proiettate sulle strade, nei parchi. Gesto di civiltà è raccoglierle, questo dice il Comune di Cologno Monzese, eh, sulla base anche delle in risposta a segnalazioni e lamentele che sono arrivate all'ufficio relazioni eh, col pubblico. Eh, sono previste dopo la campagna di sensibilizzazione anche delle multe per chi non le raccoglie, eh, multe da 50 a 100 euro. La stessa cosa succede in un altro comune della provincia di Milano, a Cinisello Balsamo. Anche qui c'è stata una campagna di sensibilizzazione eh, eh, contro la montante zoofobia, perché purtroppo non raccogliere la cacca del nostro cane eh, fa anche far arrabbiare tutti coloro che il cane non ce l'hanno perché ovviamente si lordano le città, le strade in marciapiedi, soprattutto sul marciapiede e a Cinisello Balsamo hanno messo in campo quest'altra iniziativa che si chiama Se vuoi che gli altri mi apprezzino, non lasciare di me un brutto ricordo anche qui molto lieve, molto simpatica non lasciare di me un brutto ricordino, il ricordino eh, se vuoi che gli altri mi apprezzino. Cioè, i cani sono amati, sono amatissimi. Però è chiaro che non è la maleducazione dei cani, ma la maleducazione di alcuni proprietari che non raccolgono la loro deiezione fa sì che poi monti la zoofobia nei confronti dei cani. A eh, Cinisello Balsamo si chiede quindi l'aiuto dei proprietari dei cani. A mantenere la città pulita. Sono state date alcune multe non tante. In un paio di mesi: 18 multe. Però quelli che sono stati multati sicuramente eh, li ha bruciati. Quindi la prossima volta probabilmente staranno un pochettino più attenti. Passiamo dalla provincia di Milano invece al profondo Sud, a Cutro. In provincia di Crotone, eh, qui invece c'è un'iniziativa eh, molto bella che si chiama Diamo un taglio al randagismo. Sappiamo che in Calabria il randagismo è un fenomeno devastante, quasi da terzo mondo, gruppi di cani affamati in cerca di, di cibo, in cerca di acqua, vaganti, eh, eh, figli di cani abbandonati. il Randagismo è veramente aberrante in Calabria e allora lì si sono messe insieme due associazioni. Diamoci la che ho già citato, che sta in provincia di Milano, ma che ha una volontaria che va sempre a Cutro, in questo comune, in provincia di Crotone, a passare le vacanze e che ha visto la situazione del randagismo che c'è a Cutro, ha messo a disposizione un budget per diamo un taglio al randagismo, sterilizzare 20 femmine, 20 femmine che stanno sul territorio di, di Cutro e eh, chi le fa sterilizzare? L'Oasi Rifugio Crotone, associazione locale, quindi diamoci la zampa, mette il budget, l'Oasi Rifugio Crotone eh, eh, censisce le cagnoline e le cattura e le porta a sterilizzare alla clinica veterinaria Magna Grecia, le cagnoline vengono sterilizzate e poi vengono reimmesse sul territorio, non vengono portate nei fatiscenti e brutti canili della Calabria, ma vengono reimmesse sul territorio per fare la loro vita. Ma sterilizzate non metteranno eh, al mondo altri cuccioli eh, che fanno molto spesso una bruttissima fine. Il tutto con il patrocinio dell'amministrazione di Cutro in provincia di Crotone. Quindi un bel modo per fare prevenzione del randagismo, per mettere insieme volontariato e enti locali. E quindi, zampe in comune, alla prossima puntata più tradizionale di Zampe Pulite, se volete avere maggiori informazioni comunque andate sul sito di Gaia Italia www.gaiaitalia.it, Zampe Pulite. Dal 1995 Gaia Animali e Ambiente Ollus si batte a Milano in tutta Italia per difendere gli animali, l'ambiente e la salute umana. Le battaglie di Gaia sono sempre dirette contro i nemici della vita e volte ad ottenere risultati concreti. Sono migliaia gli animali salvati da tortura, abbandono e morte grazie al nostro impegno. Sono centinaia i cani e i gatti ricoverati e accuditi con l'adozione a distanza. I libri di Gaia, Gaia Lex e la nostra newsletter informano e aiutano le persone e le istituzioni che difendono gli animali. Manifestazioni, blitz, occupazioni, libri, denunce, studi, adozioni, salvataggi, cure veterinarie. Questo e molto altro è il mondo di Gaia. Aiutaci ad aiutarli. Sostieni Gaia con il tuo 5 per 1000 e con il tuo contributo. Eccoci qua, bentornati in studio, come avete visto questa è una puntata un po' di cambi, ci ha raggiunto la nostra ospite Mara di Noia, benvenuta, buonasera a Lei tutti. Lei è già stata ospite in altre nostre trasmissioni come Laboratorio Salute da, da mia sorella Mico. Qui però parliamo di un altro campo che però non è così tanto distante da Laboratorio Salute, parliamo ovviamente di animali. Mara è una veterinaria, terapista alimentare e autrice del libro Tutto il resto è soia. Insieme a voi la conosceremo e capiremo anche perché ho deciso di invitarla a Cani e Gatti. Allora, sicuramente dal libro si può comprendere chi sei, ma per chi non l'avesse letto parliamo un attimo di te. Perché tu ovviamente. In questo libro hai raccontato che studiavi medic eh, medicina ovviamente veterinaria, sì. eh, venivi da una famiglia comunque amante della cucina, allo stesso tempo anche sensibili nei confronti degli animali, ma questa tua sensibilità è aumentata nel momento in cui tu hai deciso di studiare appunto medicina veterinaria? Sì, allora buonasera a tutti. Io ho eh, detto la prima volta ai miei genitori che avrei voluto fare il dottore degli animali, eh, ancora non andavo a scuola, avevo circa 5 anni. Mio padre mi disse il dottore degli animali Si chiama veterinario, e da allora è sempre stato la, il pensiero che mi ha mosso. Eh, io, poi, ho fatto il liceo classico, avevo anche una passione per, la, così, per le materie umanistiche, ma rimaneva quel desiderio in me. Eh, mi sono quindi iscritta e ho iniziato un percorso di studi molto bello, interessante, molto stimolante. Ma via via che studiavo mi domandavo dove era l'amore, <coughs> per cui. Perché, perché diciamo, la collaborazione della medicina veterinaria e la zootecnia moderna eh, Nell'ambito nell dell'allevamento intensivo, che è quello comunque prevalente in cui i nostri grandi animali, parlando di grandi animali, si trovano nel mondo diciamo, mh, occidentale, tra virgolette, moderno, è eh, diciamo, quanto di più lontano eh, si possa mh, pensare per un animale. Mh, libero e quindi quanto più lontano per me era dall'amore per gli animali. Io oltretutto mi sono andata a complicare le cose perché eh, ho scelto di eh, laurearmi in ispezione degli alimenti di origine animale, quindi quel veterinario, quella figura critica eh, necessaria al controllo sanitario di tutto ciò che noi consideriamo cibo animale. A veterinaria si parla di cibo, quindi l'animale è cibo. L'allevamento intensivo produce cibo e la, la, il medico veterinario concorre eh, con tutte le sue capacità, con tutti i suoi sforzi a non far ammalare gli animali, a curarli quando si ammalano, a spingere in, a, in modo eccessivo le produzioni, a, a, a manipolare geneticamente gli animali in modo tale che producano sempre di più. Oggi questo sistema è, eh, diciamo, talmente, eh, si è talmente mh, ampliato da essere ai limiti della sostenibilità sotto tutti i punti di vista. Via via che io studiavo queste cose mi rendevo conto che mi allontanavo sempre di più da quell'istinto di amore che mi aveva portato a fare anche tanti esami e com comunque con molta fatica e con molto impegno. La storia che io racconto in questo libro è la mia, quindi eh, come alle soglie della laurea io eh, smetto di mangiare carne, quindi avevo così, un, un momento un po' turbolento, quindi smetto di mangiare carne di maiale e salumi e decido che la tesi che io ho fatto ehm, con l'Istituto di ispezione degli alimenti di origine animale al mercato ittico di Milano non mi piace più con la disperazione del mio professore che mi aveva seguito per due anni. Quindi io nell'agosto del 2000 cambio tesi, ne faccio un'altra raffazzonata per laurearmi in ottobre. Questa è la storia con cui io parto nel libro per raccontare il motivo di una scelta che è diventata diciamo, non solo alimentare ma è una scelta di amore, una scelta di vita e eh, nel frattempo colgo l'occasione per raccontare eh, alle persone qual è l'alternativa a un cibo vegetale e, e a un cibo animale, certo. quindi eh, questo cibo vegetale di cui si sente tanto parlare, eh, che tipo di caratteristiche ha, perché ci può fare bene, perché lo possiamo considerare uno strumento di salute. Eh, per arrivare a quello che è il mio nuovo modo di essere un veterinario. Quindi io molto avanti negli anni ho trovato qual è il mio modo vero di essere un medico veterinario, cioè far conoscere alle persone che si può mangiare un cibo che non è l'animale. Quindi mi sono occupata dello studio del cibo vegetale. Ecco, tu te sei terapista alimentare, sì. sia per gli umani che per i nostri amici a quattro zampe. Sì. Allora, eh, io ho iniziato uno studio del, dell'alimento vegetale perché mi ha, così, ha, ha catturato la mia attenzione e mi ha portato anche a risolvere dei, dei piccoli problemi, disturbi di salute miei. Eh, mi sono diplomata in terapia alimentare per cui con lo scopo eh, di collaborare con dei medici per l'elaborazione di, di diete. Eh, nell'ambito di un'alimentazione varia ed equilibrata che potesse essere da supporto anche alle terapie. Contemporaneamente, essendo la mia anima doppia. <ride> Anche un po' da questo punto di vista, essendo comunque nell'animo un veterinario, eh, mi sono ritrovata a eh, fare delle scelte anche per quanto riguarda i miei animali, quelli che abitano con me. E da lì si è esteso l'interesse anche all'alimentazione de degli animali in generale, visto che comunque eh, ho le competenze per farlo, me ne sono occupata raccogliendo la letteratura, eh, studiandola, confrontandomi anche con eh, quelle persone che io cito nel mio libro e che mi hanno aiutato nel mio lavoro di tesi. Quindi, Adesso io collaboro con, con alcune persone dell'Istituto dell di ispezione degli alimenti di origine animale e mi aiutano a capire un po' quali sono i nuovi trend anche in ambito di alimentazione animale. Ecco, volevo chiederti, prima di arrivare allo step finale che è l'alimentazione vegana, se fa bene o meno ai nostri cani e gatti, volevo fare un passaggio prima. C'è stato un servizio che ha fatto un po' scandalo che è appunto della, della RAI, dove hanno parlato delle, delle crocchette che noi diamo quotidianamente ai nostri sì. cani o gatti. Ehm, da questo servizio ovviamente è molto com completo, un servizio critico nei confronti di questo tipo di alimentazione, eh, però c'è stato un secondo problema che eh, le persone hanno almeno tante di quelle che ho sentito hanno un po' capito che era meglio dare lo scarto di quello che mangiavamo noi ai nostri cani o gatti rispetto alla crocchetta. Certo. Però anche qui non è del tutto giusto. Quindi io ti chiedo, prima cosa, se, se sono meglio le crocchette o comunque l'umido che siamo sì. abituati a comprare o un'alimentazione bilanciata. Che Casalini. possiamo fare esatto noi in casa? Allora possiamo fare un ragionamento che ehm, tutti noi veterinari siamo stati allevati dal primo giorno di università pensando e. Io stessa l'ho detto a dei clienti che il cibo industriale era meglio di una dieta casalinga, perché metteva al riparo il proprietario, magari non tanto eh, preparato dal punto di vista scientifico, lo metteva al riparo da eventuali carenze, non ci doveva pensare, quindi il cibo industriale era molto comodo. Il cibo industriale è nato in realtà per le emergenze, quindi per quando non si ha tempo. Negli anni, però quindi negli ultimi vent'anni, il cibo industriale è diventato l'unico cibo in esclusiva che viene dato ai nostri animali domestici, creando non pochi problemi, perché ci sono animali che mangiano per dieci anni lo stesso cibo, il proprietario poi all'undicesimo anno va dal veterinario dicendo che il cane è inappetente, il gatto non ha più voglia di mangiare. Se pensiamo a noi... Eh, se dovessimo mangiare per dieci anni lo stesso cibo, come minimo eh, ci passerebbe la voglia di mangiare. Quindi un altro aspetto è quello soprattutto del secco. Eh, la crocchetta, la famosa crocchetta, è un cibo che in natura non esiste. Quindi noi abbiamo alimentato per anni i nostri animali con dei cibi, a volte anche di ottima qualità, ma che hanno veramente mh, poco eh, a che fare con un cibo vero. Negli anni io ho pensato che eh, si potesse fare un passo indietro anche per i nostri animali, e cioè eh, tornare a un'alimentazione semplice, eh, costruita con criterio, casalinga, ehm, con alcuni alimenti che non vanno assolutamente dati ai nostri animali, ma con, al, con cibo vero, quindi cibo fresco, vitale, che sicuramente ha un impatto sullo stato di salute tanto quanto ce l'ha su quello dell'uomo. Quindi il cibo vero, fresco e vitale ci nutre giorno per giorno. Invece di impoverirci giorno per giorno, questo è quello che è successo un po' con il cibo industriale. Eh, giorno per giorno la salute dei nostri animali è andata diminuendo, trovandosi spesso ad avere le patologie che abbiamo noi. Esatto, infatti, volevo proprio chiedere: sono eh, sempre Quindi il diabete, le malattie degenerative, eh, ma tantissime patologie che noi troviamo anche in medicina umana. La Tantissimi domanda: i tumori, anche i, i tumori? I, i, il discorso delle malattie degenerative e tumori è molto complesso, ma sicuramente, come nell'uomo ha una valenza importantissima il cibo, perché non dovrebbe averlo nei nostri animali? D'altra parte, funziona, funzioniamo tutti nello stesso modo. Per cui, la domanda che mi sono posta io, ma insieme a tantissimi altri colleghi, perché ormai siamo veramente tanti i, i veterinari che iniziano a pensarla in modo differente ci siamo posti la domanda perché, perché no, perché non tornare a consigliare alle persone e in prima battuta metterci noi a pensare a un cibo fresco, vegetale, per me vegetale, però, cibo fresco, <ride> vitale e cucinato in modo semplice in casa. Eh, I colleghi con cui collaborano mi dicono questo, gli animali alimentati in modo casalingo con una dieta costruita bene, eh, spesso eh, hanno uno stato di salute che va migliorando, aumenta la vitalità, aumenta, eh, diminuiscono alcune patologie cutanee, le allergie, esatto. le intolleranze, ehm, che negli in ultimi, ultimi anni si sono diffuse tanto quanto nei nostri bambini. Quindi è vero che sono patologie multifattoriali, ma l'alimento può essere l'inizio di una terapia. Questo lo vediamo anche nelle nostre patologie. Non, non, non possiamo dire che il, il cibo è al 100% responsabile o... Ciò che ci fa guarire, perché mh, le verità assolute non esistono, però possiamo sempre partire dall'alimento per fare un cambiamento. Anche perché se pensiamo che il cibo è la nostra diciamo, medicina quotidiana, è certo. quello che eh, ingeriamo tutti i giorni per, eh, per sopravvivere, sì. ovviamente penso che sia uno però dei fattori più importanti. Sì, e il servizio così che ha destabilizzato, certo. che è sempre una cosa positiva, su cui poi bisogna costruire, quindi eh, è, sono sicuramente dei mesi importanti questi, ha fatto però capire alle persone che ci sono delle aziende che hanno, eh, e noi veterinari lo sapevamo già, eh, che hanno spacciato per cibo degli scarti, e quindi questo è, è di per sé una frode. Ha fatto capire alle persone che eh, ci sono del, um, così delle, delle marche che utilizzano animali nel, nei loro stabulari per testare questi alimenti e io invito tutti a consultare l'elenco dei mangimi industriali cruelty free, perché non è eh, concepibile per alimentare il nostro animale sottoporre a sofferenze indicibili altri animali in uno stabulario. Non è, mh, non è veramente giusto e poi non è necessario, è inutile. Eh, si può fare in modo diverso. Eh, per tutti quelli che invece vogliono tornare a un'alimentazione casalinga e in questi mesi tantissime persone mi scrivono e mi chiedono consigli per questo certo. e per quello dico possiamo costruire no? eh, un, un, un modo di vedere diverso. Eh, per chi è abituato a eh, utilizzare la carne e il pesce e io non consiglio i formaggi e i salumi in ogni caso. Eh, per chi è abituato nella sua famiglia a utilizzarli, perché no anche nel proprio animale domestico? Per chi invece ha fatto delle scelte alimentari diverse possiamo fare una, comunque anche lì un ragionamento che va a valutare sia le nostre diciamo, in, inclinazioni, sia il tipo di animale domestico che abbiamo in casa e quali sono un po' le sue esigenze. Quindi è, è un, un bel argomento e ehm, ormai diciamo all'estero, quindi la letteratura internazionale è corposa e ci dà il sostegno di questa... Di questa idea che per alcuni di noi è stata un'intuizione, e cioè, ehm, quali sono, diciamo, ehm, qual è l'idea che noi abbiamo oggi di cane naturale, di gatto naturale, cosa c'è di naturale nella, no nella vita eh, del nostro gatto a Milano o del nostro cane a, a Milano, perché non, al non alimentare in modo diverso anche loro? La letteratura scientifica ci dice che è possibile, e quindi, ehm, Possiamo cucinare o comprare dei cibi industriali anche a base vegetale, qualora noi abbiamo fatto delle scelte di questo tipo senza avere nessun tipo di problema, perché eh, quello di cui ha bisogno l'organismo animale, e qui c'è sempre il grande interrogativo: è una, un, un fabbisogno proteico adeguato. O meglio, perché il fabbisogno proteico è molto eh, impreciso. Noi abbiamo bisogno, noi come esseri viventi e anche i nostri animali domestici. Abbiamo bisogno di un fabbisogno di aminoacidi essenziali eh, adeguato, quindi, eh, posto il fatto che la proteina animale e la proteina vegetale sono costituiti da aminoacidi, eh, perché no? Quindi, la, la, il, basta che il fabbisogno aminoacidico sia soddisfatto e noi possiamo nutrire i nostri animali in modo differente. Quando dico che la letteratura internazionale dà valore a questa tesi è che all'estero sono avanti anche di vent'anni sull'argomento, eh, ci sono marche che producono cibi industriali a base vegetale in Germania veramente da 15-20 anni con tutta una letteratura del caso. Ovviamente dobbiamo fare una distinzione tra cane e gatto perché sono due specie animali differenti il cane eh, diciamo viene considerato un onnivoro a tendenza carnivora. Quindi nell'immagine che noi abbiamo di questo cane primordiale che ci ha scelto nella notte dei tempi eh, perché aveva capito già da molto tempo che l'uomo sprecava tantissimo cibo, quindi se stava vicino a noi poteva soddisfare senza grande sforzo le sue esigenze nutrizionali, eh, quindi questo cane immaginario non andava eh, a caccia tutti i giorni, quindi Mangiava quando riusciva a cacciare e mangiava gli scarti dell'uomo in questa grotta, oppure quando, quando l'uomo iniziò a coltivare i cereali. Ecco, diciamo che eh, la storia d'amore tra il cane e l'uomo nasce un po' in quegli anni, quando eh, l'uomo da nomade diventa stanziale e inizia l'agricoltura dei cereali. Eh, quindi l'immagine che il cane cacciasse tutti i giorni delle prede è per noi veramente un'immagine così come tutte le immagini è idealizzata, certo. le cose non andavano veramente così. Quindi eh, è vero che il cane ha una tendenza carnivora, ha un intestino più corto dell'uomo, ha una dentatura diversa, per carità sono tutte cose eh, che corrispondono al vero, eh, ma ehm, in questo ambito noi siamo partiti anche da un dato empirico e cioè dall'esperienza. Animali, cani soprattutto, alimentati in modo vegetale, Stanno bene e quindi da lì siamo esatto, partiti a fare bene, una quindi. valutazione del perché stanno bene. Quindi se stanno bene vuol dire che tutte le loro esigenze nutrizionali sono soddisfatte. Allora andiamo a vedere quali sono questi cibi che soddisfano um, le esigenze nutrizionali. Ecco, ti interrompo così ne, ne parliamo nella terza ed ultima parte. Adesso qualche istante di pubblicità ma rimanete con noi perché Canegati continua. Eccoci qua in studio, stavamo parlando appunto di alimentazione vegana nel cane e adesso parleremo anche nel gatto con Mara di Noia veterinaria. Mara appunto ci stavi spiegando cosa non deve mancare assolutamente nella dieta dei nostri cani se decidiamo di fare appunto questo sì. passaggio dall'alimentazione tradizionale a quella vegana. Allora, più che alimentazione vegana vorrei fare una precisazione, right. perché comunque vegan indica... Um... Che dall'alimentazione sono esclusi i cibi animali, sì. ma non ci dice tutto ciò che invece è incluso, è una precisazione importante secondo me. Per cui possiamo parlare di alimentazione vegetale naturale: Perfetto. per cui, nella, in questa alimentazione vegetale naturale, c'è tutto ciò che anche noi, che non mangiamo cibi animali, o tutte le persone che non mangiano cibi animali, includono nella loro giornata alimentare. Sono sempre un po' le, le, le solite sette categorie di alimenti. Per cui, io parlo sempre. Sempre di cereali integrali, nei nostri animali dobbiamo avere l'accortezza che siano ben cotti perché hanno una, diciamo, mh, più difficile digestione degli amidi, eh, le verdure di stagione, la frutta, i legumi e quindi come, eh, non, non solo come unico. Come unica fonte proteica, ma comunque con, con un'importanza per quanto riguarda il fabbisogno proteico, la frutta secca e i semi, quindi vanno benissimo anche nei nostri animali: come fonte di grassi insaturi, come fonte di minerali, di calcio e di ferro, condimenti di buona qualità, eh, in misura minore per i nostri animali e usati preferibilmente a crudo, come il nostro olio extravergine certo. di oliva, che va benissimo per noi, va benissimo per loro. E. Ehm, se non ho detto la frutta, insomma, sono okay. più o meno queste, sempre queste sette categorie. C'è qualcosa che invece proprio fa male che dobbiamo evitare? Allora, in letteratura eh, ci sono delle, degli alimenti che mh, sono indicati come assolutamente da non dare e io metterei in primis lo zucchero, alla, alla, diciamo, alla, allo stesso livello il cioccolato, molte persone hanno l'abitudine di dare il cioccolato soprattutto al cane, ma... Per il cane è proprio tossico e cioè, ovviamente... Nel senso anche a noi dicono di non mangiarlo in quantità. Per il cane è tossico e soprattutto è tossico in base alla taglia. Per certo. cui un Ferrero Rocher, ad esempio, <ride> ad esempio dato a un Chihuahua non, è, non ha lo stesso effetto che avrebbe su un Rottweiler. Quindi fare particolarmente attenzione al cioccolato. E purtroppo si vedono persone che come anche premio lo danno. Eh, in letteratura è riferita diciamo una ipersensibilità alla uve o all'uva in generale, ma io penso che sia riferibile al fatto che la frutta dolce crea delle fermentazioni che in alcuni tipi di animali possono eh, esitare in fermentazioni anomale. Perché ci sono degli animali, dei cani invece che tollerano l'uvetta. Però ecco, facciamo attenzione se non siamo abituati, soprattutto è riferita a una ipersensibilità ai broccoli. Alcuni cani mangiano i broccoli senza problemi, però facciamo attenzione. I legumi in generale sono eh, poco digeribili da tutti gli esseri viventi, quindi dobbiamo poco digeribili da crudi da tutti gli esseri viventi, dobbiamo avere l'accortezza di cuocerli molto bene, ma lo sappiamo bene anche noi che se non cuociamo bene un legume lo digeriremo male o se non siamo abituati dobbiamo inserirli poco alla volta nella nostra alimentazione. È la stessa cosa nel nostro, nel nostro cane o nel nostro gatto. Una cosa che va diciamo, detta è che um, i cani di grossa taglia molto spesso mal sopportano i cambiamenti alimentari più dei cani di piccola taglia. Con i cani di piccola taglia è tutto più facile dall'andare al ristorante a cambiare modo di, di alimentarlo. Questo perché eh, un po' abbiamo visto che la spinta un po di aver forzato la crescita della razza ha mantenuto invece una capacità digestiva inadeguata, come se l'apparato digerente non si fosse evoluto insieme alla taglia. Quindi, nel cane piccolo, è tutto un po' più facile. Eh, nel cane grande, poi di media o razza gigante, le conformazioni del torace, eh, la, la posizione dello stomaco e dei suoi legamenti spesso ci... Mh, Spesso non riusciamo a cambiare l'alimentazione in un cane di grossa taglia dobbiamo fare per quello dico, no, no, non è detto che si riesca a fare in tutti, bisogna procedere per gradi con molta calma e, eh, esse, eh, ehm, e ad essere pronti a fare un passo indietro se vediamo che il nostro animale non tollera il cambio di alimentazione. Eh, dobbiamo comunque avere il rispetto certo. della, del nostro certo. animale. Eh, per quanto riguarda il gatto, ecco perché forse per il cane è un po' più semplice, certo. mentre per il gatto già fare qualche precisazione. Eh, per il gatto ad oggi non possiamo pensare di non integrare con la taurina. La taurina per il gatto è essenziale, la sua carenza porta a delle patologie molto gravi. Ad oggi non è etico fare uno studio per vedere se eh, il gatto eh, può sopravvivere senza taurina, quindi gli studi non ci sono. Così come forse arriverà in qualche ambulatorio qualche gatto che si è alimentato in modo vegetale e sta bene e da lì si potrà partire per certo. qualche studio, ma ad oggi non è pensabile non integrare con, con taurina. Per cui se una persona vuole alimentare con un cibo industriale vegetale che ci sono da tanti anni, infatti andate a vedere in etichetta, sono tutti integrati con taurina. Oppure in una dieta mh, casalinga non si può pensare di non eh, chiedere al nostro curante una prescrizione. Di taurina, che comunque è possibile fare. L'obiezione normalmente è la taurina eh, arriva da un animale perché la taurina è una sostanza che si trova in elevata quantità nelle prede e soprattutto nei roditori. Quindi, ha una logica. Il gatto è molto più cacciatore ed è un carnivoro stretto davvero. Mm, quindi, è, è giusto che la natura abbia pensato di mettere la taurina nei roditori, che sono una delle prime prede del gatto. Ad oggi questo non, non si può bypassare. Quello che mi sento io di dire a delle persone che hanno fatto delle scelte alimentari importanti e non hanno più il cuore di comprare la carne da dare al proprio gatto è che eh, diciamo, eh, passare a una dieta vegetale è possibile, passare a una dieta vegetale senza taurina ad oggi non è etico che però ecco, è, un, è una scelta individuale e pertanto non è discutibile, nel senso che tante volte mi viene fatta l'obiezione tu sei comunque vegana, cioè non mangi cibo animale, ma al tuo gatto dai un cibo vegetale integrato con taurina che si trova uh, nel, nel cibo animali, animale. Certo. È, un, è un compromesso, non siamo sempre in grado di fare delle scelte che sono sempre al 100% verso una, diciamo, una tesi o un'altra, è, è è una via di mezzo per me, e per me è eh, sufficiente. Ecco. ecco, ma in un mondo ideale quindi i gatti eh, dovrebbero, tra virgolette, vivere in campagna e potersi garantire da soli il loro fabbisogno. Allora, Secondo che, te lo chiedo. Allora, quello che io verifico è che i, ga i nostri gatti sono tutti obesi, tendenzialmente Purtroppo i nostri gatti di casa. Hanno, fanno una vita molto sedentaria, molto sedentaria ma forza. diciamo che la convivenza, come dico sempre io, la storia d'amore dell'uomo e dei suoi animali ha cambiato tutte e tre le specie. Quindi noi abbiamo fatto dei cambiamenti grazie ai nostri animali. I nostri animali hanno fatto dei cambiamenti che sono dovuti alla, alla convivenza con noi. Quindi non possiamo più avere l'immagine eh, cristallizzata di quella che era il gatto eh, anche solo 50 anni fa. Quindi il gatto si teneva in casa perché tenesse lontano i topi. Oggi la, la valenza per fortuna del, dell'animale in una famiglia è differente. L'animale in una famiglia oggi è membro della famiglia. Certo. Per cui come membro della famiglia il, anche il trattamento che noi riserviamo loro, per chi ama gli animali, è diverso ed è bello che sia così. Pertanto anche il discorso alimentare segue quel, il cambiamento che c'è stato. Eh, se vogliamo tornare ad avere il cane che fa la guardia, e in alcune regioni ancora è tuttora così l'animale è visto come lavoro, come servizio, o gatto che tiene lontano i topi, non dovremmo dare cibo ai nostri gatti perché noi vediamo che nel momento in cui il gatto comodamente capisce che c'è del cibo in casa, smette di cacciare se non per portarci ogni tanto qualche regalo, quindi lo fa per dimostrare che è così, che è, che è grato, certo. ma non c'è più la caccia come ehm, approvvigionamento del cibo, lo, lo vediamo nei gatti che fanno la vita semilibera, lo vediamo nelle colonie che vengono alimentate con cibi industriali da quelle persone che se ne occupano tutti i giorni, eh, anche le colonie non cacciano più, quindi la vicinanza con l'uomo, la vicinanza eh, con le famiglie. E la, diciamo, la vita, in un, soprattutto in, in un nucleo urbano, ha cambiato totalmente le abitudini alimentari dei nostri animali, per non parlare dei nostri cani che eh, vivono sul parquet, eh, escono poco, si incontrano con altri simili nelle aree cani, soprattutto nelle città. Quindi la convivenza di queste tre specie. Ha cambiato tutte e tre è il bello di questa certo. meravigliosa storia d'amore. Ecco, volevo chiederti, dato che hai parlato di coloni, mi viene subito in mente sterilizzazione. Come mai va così a, in, uh, influir, a influire sul peso dell'animale? Dopo essere stati sterilizzati o castrati, spesso tendono ad ingrassare. È una questione ormonale, quindi si interrompono dei meccanismi ormonali naturali e naturalmente tendono a mangiare di più, a muoversi di meno. Ecco, una... L'alimentazione, in questo caso casalinga, deve essere variata in base al nostro animale se è sterilizzato o meno? Allora, quello che noi vediamo eh, per, per quanto riguarda l'alimentazione casalinga, naturale, è che l'animale diciamo, mangia tendenzialmente le stesse cose, cioè nell'ambito degli alimenti che abbiamo citato, e spesso mangia ciò che mangia la famiglia. Il proprietario è molto più responsabilizzato quando eh, alimenta il proprio animale con una dieta casalinga, perché deve osservare se il suo cioè... cane o il suo gatto digerisce bene non digerisce bene, se ingrassa, se dimagrisce. Quindi ha una responsabilità maggiore e a seconda di come vedrà stare il suo animale si regolerà ad esempio sulle quantità, cosa che ahimè a volte non si riesce a fare perché animali ehm, che vivono in casa si annoiano, tendono a pensare mm, troppo troppo al cibo, certo. lo vediamo nel, nel, negli animali che fanno una vita troppo eh, casalinga, quindi escono poco e eh, giocano di meno, tendono a mangiare di più. Eh, però non c'è, diciamo, come invece l'industria ha creato eh, esatto. l'alimento per il gatto col pelo liscio, per il gatto col pelo riccio, per il gatto col pelo corto. È, diciamo, è stata una eh, meravigliosa <ride> intuizione di marketing, ma in realtà... Non, non c'è tutta questa grande necessità. Ecco, invece appunto eh, ci sono anche dei, dei mangimi che vengono eh, prodotti per determinate malattie certo, come l'insufficienza ecco, renale, sì. eh, gatti che sì. hanno problemi gastroenterici. Come, allora, come facciamo che invece con l'alimentazione casalinga? Possiamo dire oggi che l'alimentazione casalinga, soprattutto quella di cui mi occupo io, che è vegetale. Parliamo sempre di animale sano, non abbiamo ad oggi, abbiamo diciamo delle intuizioni, eh, ipoteticamente possiamo pensare che un animale con insufficienza renale ehm, sia alimentato in modo più semplice mh, eh, stia meglio, ma non, non abbiamo ancora degli studi, pertanto ci dobbiamo rivolgere soltanto agli animali sani. Tutti coloro che mi chiedono, e in questi mesi tantissime persone mi scrivono per problemi di calcoli, problemi di. Non possiamo fare ora riferimento a un'alimentazione casalinga perché abbiamo troppi pochi dati, non abbiamo dati sulle patologie. Mm. Quello Anche che... perché sennò dare delle risposte significherebbe sperimentare su questi animali. Non, non, è, non, è, possibile, non è possibile ad oggi dare una, una certezza a un proprietario che vuole fare una terapia alimentare su un animale malato. Certo. Eh, quello che è stato fatto con i mangimi industriali, infatti, eh, ho dimenticato di dirlo prima. Mm, è stato un grandissimo lavoro sulle patologie, quindi al di là di quello che dicevo ironicamente prima, il mangime per il pelo riccio o il pelo liscio, che sono state che delle invenzioni, <ride> Ci ma c'è infatti, <ride> ma lì sono state proprio delle spinte commerciali. I mangimi medicati, medicali, eh, hanno fatto la differenza in tantissime patologie, c hanno permesso a... A gatti di vivere con un'insufficienza renale cronica per 11, 12, 13 anni dopo la diagnosi. Eh, questo non sarebbe stato possibile diversamente. Mm, poi rimango sempre dell'idea che curare il mio gatto che ha un'insufficienza renale cronica e sottoporre uno stabulario di animali eh, a, per diciamo, essere ingozzato per vedere se questa terapia funziona, per me non è etico, eh, però è diciamo, la mia posizione. Adesso, però, eh, direi che è arrivato il momento di, eh, di arrivare al sodo sì, della <ride> sì, questione. Sì, certo. Qualche ricetta. Allora, so che tu ami, tra l'altro, particolarmente cucinare, sì, e, sì, sì, sì. ma anche per noi, sì. per noi persone. Ecco. Per loro invece, allora, come com facciamo? Allora, quello che io uh, sto facendo in questi miei anni di lavoro è un progetto di uh, alimentazione naturale per tutta la famiglia, quindi quello che succede, che è successo nella mia famiglia è che tutti mangiamo le stesse cose, cane e gatto compreso. Per il gatto c'è da fare sempre una precisazione, perché come dice un mio famoso collega, noi siamo gli animali domestici del nostro gatto e quindi molto spesso il gatto decide in modo autonomo, quindi la mia Gatta se deve rubare, ruba, ma se io glielo metto nella ciotola con l'intenzione che le lo mangi. Può, può succedere che lei non lo mangi. Eh, io cucino per il mio cane e il mio gatto come cucino per le mie bambine piccole. Quindi oggi preparavo una ricetta per una rubrica in una radio milanese, eh, delle crocchette di tempè eh, con del riso bollito. Quindi sono tutte delle ricette molto semplici che si trovano anche in tutto il resto e soia. Eh, quindi il, del tempè al naturale, eh, che è una, diciamo, un alimento di origine orientale, eh, origina dalla soia, è fermentato quindi ha tutto un carico vitaminico e di vitamine del gruppo B eh, potenziato rispetto agli alimenti non fermentati e ha una percentuale di proteine che è simile a quella della carne di tacchino. Quindi non avremo mai mh, una carenza eh, se utilizziamo in modo eh, diciamo con criterio eh, tutte le categorie di alimenti vegetali. Eh, queste crocchette si possono fare mescolando del riso semi-integrale o integrale cotto molto bene e prima di cuocerlo. Magari possiamo sciacquarlo così l'amido eh, si allontanerà più facilmente. Mm, raccomandiamo, e non abbiamo detto prima, di non usare la cipolla perché in alcuni cani, insomma, è definita in letteratura come emolitica. E l'aglio invece? Io l'aglio non lo uso di natura, quindi non ci sono però dei dati sull'aglio, i dati sono sulla capacità eh, di rottura dei globuli rossi della cipolla. Tant'è che le tradizioni popolari cosa ci dicono? Che la cipolla purga il sangue, quindi è una cosa che fa anche all'uomo. Eh, quindi non usiamo la cipolla. Nei nostri soffritti, anzi, abituiamoci a non soffriggere e quindi quando prepariamo una ricetta per i nostri animali che va bene anche per la famiglia eh, usiamo un cucchiaino di olio d'oliva, eh, lo stendiamo in una padella antiaderente e lo stendiamo con della carta da cucina in modo tale da togliere l'eccesso. Eh, mescoliamo insieme il tempè tritato con un frullatore, il riso bollito, delle verdure delle zucchine. Banalmente possiamo insaporire con del lievito alimentare in scaglie che da sempre quel sapore un po' particolare di formaggio e arricchisce anche di vitamine e di vitamine del gruppo B. Soprattutto, possiamo abituarci a fare queste crocchette in forno, che sono molto leggere, quindi 200 ⁇ per 20 minuti, oppure in padella velocemente. Eh, sono ricette veramente banali, eh, in cui però, eh, diciamo, accompagnate poi in questo caso ehm, da verdure crude, sono un, un piatto diciamo, che può essere, vista la presenza del riso, può essere veramente un piatto unico. Eh, sono cose gustose, quindi piacciono anche ai nostri bambini. Quindi nella mia idea di famiglia eh, c'è un cibo che viene preparato con amore per tutti i componenti della famiglia senza mh, grosse differenze o comunque valutando le differenze e superandole, perché siamo tutti mh, membri della stessa famiglia e secondo me l'idea eh, del pasto per tutti è, ehm, un, condividere è un condividere ed è il gesto supremo di amore certo, che. Eh, certo. L'uomo antico fece con i suoi animali, dargli un pezzo di pane, dargli qualcosa che eh, gli avanzava nella maggior parte dei casi e eh, è, questa cosa è possibile farla, quindi io eh, lo dico sempre quando mi invitano, con criterio, con conoscenza e con amore non possiamo sbagliare, quindi è una cosa che si può fare. Ecco invece ti metto un po' più in difficoltà, c'è anche qualche ricetta o una ricetta per i gatti? O è più difficile allora per i gatti? Bisogna un po' stuzzicare la loro fantasia, quindi magari aumentare il lievito alimentare. Se vediamo che lui annusa e se ne va, eh, d'altra parte sappiamo bene che eh, sono un po' più difficili. Eh. Sono più difficili, <ride> ma per natura loro sono e poi spesso non so che esperienza avete voi con i gatti, ma normalmente sono un po' dispettosi. Quindi se magari non gli diamo una cosa con l'intenzione che lui la mangi, non lo farà. Eh, sono, I gatti sono così. Il, nel cane, c'è anche. Una componente eh, che io sperimento tutti i giorni: il, eh, il cane ci vuole anche con piacere, ma in entrambi, secondo me, sia nel cane che nel gatto, il, um, i nostri animali sentono i nostri pensieri. Quindi l'idea di cucinare per loro e di fare un gesto di amore così bello, eh, secondo me, può anche superare la, la diffidenza del gatto perché ormai sappiamo, e noi medici veterinari ce ne siamo occupati poco fino a qualche anno fa, che i nostri animali domestici hanno una mente, hanno una mente che pensa, non sono eh, così degli esseri banali, degli esseri... Eh, Banali, sono veramente delle, delle magie che sono capitate nella nostra vita e sono in grado di leggere il nostro pensiero, quindi mh, saranno in grado di sapere che noi stiamo facendo una cosa per loro. Io questa, questa mh, atmosfera meravigliosa la vivo con i miei animali. Animali, quindi. Io ho una, un cane che, che è, Westina, che è il, mio allora. alte, il mio alter ego canino. La vediamo dire, qua, devo al, dire la verità sul libro. È il mio primo cane: è, eh, Pepita, si chiama Pepita, è un West Island Terrier di 14 anni, e eh, diciamo è, mi ha scelto lei perché io volevo un cane gigante, eh, ho desiderato per tutta la vita un cane di grossa taglia, ma poi ho visto lei. E, e lo sguardo, caso. no, lo sguardo che lei mi ha. Mh, è stato un colpo di fulmine. <ride> <ride> e quindi è l'animale la, che mi ha insegnato cosa vuol dire dividere la vita con un cane. Quindi, mh, per me questo libro, e Pepita sono un pezzo della, del mio cuore. Immagino, assolutamente. Volevo chiederti: dato che comunque. Eh, la loro alimentazione è molto, molto naturale, come abbiamo capito. Volevo chiederti per quanto riguarda, ovviamente sarebbe un argomento da, da sviluppare, ma proprio due battute. Per quanto riguarda i vaccini e eh, le cure che vengono fatte tradizionalmente ai nostri animali, tu cosa ne pensi? Allora, eh, penso che ci sono, dobbiamo fare molte... Molta attenzione a non farci prendere dai fondamentalismi e quindi rifiutare tutto ciò che la scienza comunque ha portato perché ehm, abbiamo delle regioni eh, dove ci sono delle patologie endemiche, eh, non possiamo pensare in Lombardia, in alcune zone soprattutto di eh, non fare prevenzioni per la filaria, eh, non fare vaccini per la leptospirosi, cioè dobbiamo sempre ragionare, dobbiamo scegliere un curante di fiducia e secondo me questa è la chiave. Eh, per superare qualsiasi tipo di difficoltà, scegliere come capita in medicina umana un curante di fiducia che ispiri la nostra fiducia, a cui fare le nostre domande e affidarci a quello che ehm, ci suggerisce, perché ripeto, oggi. Ehm, sempre più medici, sia umani che veterinari, si sono fatti delle domande. Eh, in medicina veterinaria, ad esempio, oggi non si usa più, ma questa è la scuola milanese, lo dico sempre, non si usa più vaccinare tutti gli anni, si è visto che si può vaccinare ogni due anni a seconda delle patologie, ma in linea di massima. Quindi eh, si stanno facendo tanti passi avanti, sia per non tormentare in modo inutile gli animali, sia perché ci sono dei dati scientifici che lo supportano. Non dobbiamo mai dimenticare i dati scientifici, siamo medici e quindi ci dobbiamo basare su una base scientifica e questo è, diciamo, è la base anche del rapporto di fiducia con il nostro curante. Quando sento parlare male del veterinario o parlare male del medico... Scegliere una persona che ispiri la tua fiducia e affidarsi a quello che ci indica. Se non c'è la fiducia la cura non, non, ha, non ha senso e eh, avremo magari dei problemi e, e quindi è meglio impostare sempre sulla, sulla fiducia più che eh, sullo scegliere una strada o un'altra. Ecco, quello che mi piace di questo discorso è che è un po' aprire gli occhi, svegliarci da questa società che ci ha imposto dei dogmi, non dobbiamo vedere altro, dobbiamo andare avanti. In realtà è arrivato il momento appunto di aprire gli occhi, di documentarsi, di chiedere, non è mai troppo tardi per informarsi e per fare un cambiamento e una svolta. Volevo. Intanto per concludere, detto che siamo andati sulla parte dei medicinali, adesso ci stiamo avvicinando all'estate, quindi purtroppo di conseguenza anche tanti parassiti per i nostri compagni. Sì, sì. C'è qualche consiglio sì. che vuoi dare, magari un consiglio più, più naturale? E anche lì bisogna capire eh, in che zone viviamo, quanto sono infestate. Eh, le zecche sono molto pericolose, per cui ehm, io faccio sempre riferimento al curante perché conosce la zona in cui la famiglia vive e in cui l'animale vive. E è sempre meglio ragionare così perché. Mm, Abbiamo tutti, diciamo, delle, delle vite differenti, degli animali differenti, eh, animali che rispondono alle terapie naturali, animali che non rispondono. Eh, è difficile dare una risposta: non perché non la voglia dare, no, ma no, perché. Eh, eh, per me è fondamentale la conoscenza dell'animale, perché ogni uomo è diverso, ma ogni animale è diverso. Quindi, ormai in medicina veterinaria, anche magari un po' alternativa, ci siamo arrivati. No? Ogni animale è è quell'animale unico certo. eh, per cui dobbiamo fare sempre molta attenzione al, ai giudizi un po' trancianti quindi no alla terapia contro i parassiti esterni, non mi sento di dare questa indicazione fare sempre riferimento al curante che conosce la zona e conosce l'animale Benissimo, io Mara ti saluto e ti ringrazio veramente tantissimo per essere stata qui con noi ma sarai nostra ospite di nuovo nella prossima stagione di Cani e Gatti, ovviamente se tu eh, potrai certo. venire anche perché vorrai lanciare un, un convegno che ci sarà proprio. Sì, sì finalmente ci sarà un convegno di eh, alimentazione naturale. Eh, a Forlì il 10 e l'11 dicembre in collaborazione con Armonia Animali di cui faccio parte da poco tempo eh, e che si occupa appunto di quello che dicevi tu Nathalie di eh, cercare di andare oltre quelli che anche in medicina veterinaria erano diventati dei dogmi e io porterò lì eh, la mia diciamo, competenza in ambito di alimentazione vegetale adatta anche ai nostri animali domestici quindi eh, finalmente se ne può parlare e, ed è una cosa secondo me è meravigliosa ma soprattutto per il futuro assolutamente se qualcuno volesse contattarti avere qualche consiglio da parte tua è possibile allora io ho un sito che è www.vegashef.it che è un magazine online quindi trovate aggiornamenti continui eh, oppure la mia mail eh, mara.dinoia.it Perfetto, quindi se qualcuno fosse interessato per avere qualche consiglio o, o qualche domanda sicuramente ha la possibilità di contattarti. Grazie Io ti ringrazio lei. davvero tantissimo, Grazie saluto i miei telespettatori, noi ci vediamo la prossima settimana. Ricordo che è possibile se qualcuno si fosse perso le scorse puntate, andarla a rivedere sulla nostra pagina YouTube Telecolor Green Team. Vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Buonasera.